Devo dire una cosa su Francesco Totti. Rocco Siffredi intervieni dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ex capitano della Roma e Maria Luisa Jacobelli. Il campione e la bellissima giornalista televisiva sono stati paparazzati insieme mentre entravano in un hotel romano. Il calciatore non ha ancora confermato né smentito le voci di questo presunto flirt, intanto lo scoop del settimanale Gente fa discutere. Rivelazione hot su Totti da Rocco Siffredi, ospite a Ciao Maschio, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo su Rai 1. Nonostante l'esplosione dello scandalo, Francesco Totti è partito per Miami insieme a Noemi Bocchi, forse per cercare di appianare la situazione. Ma in Italia non si parla d'altro. Non è stata zitta l'ex moglie di Totti, Ilaria Blasi. La conduttrice ha reagito sui social con ironia alla notizia che coinvolge il suo ex marito. E a sorpresa anche l'attore Hard ha avuto qualcosa da dire. Devo dire una cosa su Francesco Totti. Anche Siffredi interviene dopo lui tra gli ospiti dell'ultima puntata di Ciao Maschio, in uno dei giochi del programma, Siffredi si è lasciato andare a delle affermazioni piccanti su la presentatrice Nunzia De Girolamo ha chiesto all'attore di fare chiarezza su chi ritiene possa essere considerato suo erede o degno di fare un film con lui. Negli anni allora, ha risposto Siffredi, io l'avevo detto finora solo su Totti. Perché lui lo conosco molto bene. Ma su questo tema non chiedetemi di dire di più. Comunque Totti è proprio oltre. Potrebbe rinascergli. Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a scuola a Budapest. Sai cos'è? Ci sono delle persone che sono nate col dono e altre il dono ce l'hanno, lo devono scoprire. Totti è identico, cioè ha il dono. Non è la prima volta che Rocco Siffredi si lancia in elogi sull'ex capitano della Roma. Non solo per il talento calcistico dell'ex pupone. Alcuni giorni fa, ospite nel podcast Guruland, condotto da Marco Cappelli e Simone Salvai, l'attore ha risposto così alla domanda su chi, in Italia, potesse reggere il confronto con lui. Dovresti chiederlo a mia moglie, lei ti direbbe, Rocco è stato l'ultimo dei samurai nel porno. Poi, invece, fuori dal porno ci sono stati un paio di giocatori, nominando Francesco Totti e Antonio Cassano.